Benvenuti gentili telespettatori, un cordiale saluto da Owner News, il telegiornale delle Marche di UTVRS. Ore di terrore stamane nel centro storico di Tolentino, dove un 53enne Primo Romagnoli si è barricato in casa al piano terra di Via Filzi 123, armato di due fucili automatici, minacciando di fare fuoco su chiunque si avvicinasse prima di arrendersi ai carabinieri che avevano fatto irruzione nell'abitazione. In casa con lui si è appreso successivamente c'era la madre. Dopo lunghe trattative condotte dal comandante provinciale dei carabinieri colonnello Michele Roberti con la scusa di far entrare il fratello dell'uomo, i militari hanno fatto irruzione con il reparto speciale del battaglione Gorizia, ma l'uomo si è rifugiato nell'ultima stanza sempre con il fucile. Alla fine ha aperto la porta ed è uscito in strada. I carabinieri lo hanno preso in vicolo Bezzi, la strada che conduce dalla Basilica di San Nicola all'Aforo Boario. Secondo quanto si è appreso, il protagonista di questa assurda vicenda da tempo soffriva di crisi depressive. Uno schianto pauroso, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza dopo l'incidente che nel pomeriggio di ieri ha portato alla chiusura della superstrada Fano Grosseto. Un 72enne di Fermignano che viaggiava in direzione Maremonti insieme alla moglie ad un nipote per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura invadendo la carreggiata opposta, imbucandosi proprio in un varco, lasciato libero dal guardrail e scontrandosi con un'auto condotta da un 36enne medico, fisioterapista di Urbino. Nell'urto quattro feriti con le conseguenze più serie proprio per il fermignanese che accusava dolori all'anca ed è stato poi elitrasportato a Torrette. Cambiamo argomento con il primo servizio di oggi, 50 anni di storia per la rianimazione ospedaliera raccontati nel corso di un convegno agli ospedali riuniti di Ancona, rievocando il passato, illustrando il presente e ponendo lo sguardo verso nuovi obiettivi e traguardi. Tra le parole chiave, cultura, umanità e professionalità che fanno di questo lavoro una missione. Sentiamo l'intervista. Nel 69, cioè 50 anni fa, fu fatta una legge con la quale si istituivano nei grandi ospedali le rianimazioni. Bene, Ancona, Umberto I fu la prima e quindi da 50 anni a questa parte sono centinaia, anzi migliaia, le vite salvate dalla rianimazione. Da qui in poi c'è, primo, la rianimazione non è più quel luogo chiuso dove i parenti piangevano dai vetri guardando da lontano la persona che soffriva. Già abbiamo al Salesi per i bambini una rianimazione aperta, qui a Torrette la rianimazione aperta è questione di mesi, perché ovviamente necessita di un'organizzazione in sicurezza. E poi sempre di più una risposta specifica per l'alta specializzazione. Rianimazione è anche cardiorianimazione, è neurorianimazione, è rianimazione per i trapianti, è tutta una galassia di sottoinsiemi che debbono essere organizzati e ai quali devono essere date le gambe per camminare. Ma la cosa più importante sono gli operatori, è la scuola, perché dalla scuola e dalla squadra vengono fuori i risultati. Non ci può essere un sistema di rianimazioni piccole sparse sul territorio che non fanno il loro dovere. Per forza di cose, questo, come tanti altri settori dell'alta specializzazione, devono essere concentrati in un solo punto, perché poi è dall'esperienza che nasce l'efficacia pratica. E quindi le scelte della Regione Marche in questo senso sono scelte giuste, quelle di concentrare e di investire su di noi. Ecco, siamo in un momento importante perché abbiamo anche al nostro attivo investimenti già riconosciuti, oltre che una scuola grande, quella che viene da lontano e che affronta il futuro sotto i migliori auspici. Ancora cronaca, un pugnale da guerra di circa 30 centimetri riposto nel suo fodero in pelle ed immediatamente sequestrato è stato rinvenuto durante una perquisizione effettuata su un mezzo sospetto dagli agenti della polizia di Macerata. Il 45enne, ritenuto esserne il proprietario, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Un 41enne ucraino è stato arrestato dalla Polstrada. Agli agenti che lo avevano fermato mentre era alla guida di un camion per un controllo all'uscita del casello dell'A14 di Civitanova, ha detto di essere lituano,
dipendente di una ditta dell'Ascolano, esibendo patente di guida e carta d'identità rilasciate dalla Lituania, entrambi in corso di validità. I documenti erano stati utilizzati anche per formalizzare l'assunzione da parte della ditta, tanto che l'uomo era in possesso anche di una busta paga. I poliziotti hanno però notato alcuni particolari dei documenti che destavano dubbi sulla loro autenticità. Da un controllo su banche dati informatiche è emerso che i documenti erano stati falsificati, sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. L'uomo è risultato essere un cittadino ucraino privo di qualsiasi titolo di soggiorno sul territorio nazionale, che nel 2010 aveva già tentato l'ingresso in Italia a Fiumicino. Oltre all'arresto è scattata una multa di 6.000 euro. Da sabato il piazzale esterno a Palazzo Leopardi della Regione è intitolato alla memoria di Emanuela Loi, vittima della mafia. Vediamo. Da sabato il piazzale antistante Palazzo Leopardi ad Ancona, una delle sedi della Regione Marche, è intitolata ad Emanuela Loi, la 24enne agente di scorta uccisa insieme a quattro colleghi al magistrato Paolo Borsellino nella strage di Via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 92, prima agente donna della Polizia di Stato a cadere in servizio. Allora, mia sorella ha lasciato a tutti noi un grande messaggio. Il messaggio che ci ha lasciato mia sorella è che tutti noi, nel nostro piccolo, tutti noi nel quotidiano, dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo fare la nostra parte per costruire una società in cui i valori della legalità, i valori della giustizia, i valori della pace, questi valori siano fortemente radicati e che non sia più necessario morire per difendere questi valori. Abbiamo approvato una mozione all'unanimità proposta dalla consigliera Leonardi, approvata da tutta l'Aula e condivisa da tutte le forze politiche. Su questo tema, la legalità, ci siamo impegnati in questi anni con una legge apposita sulla promozione della cultura della legalità e stiamo lavorando costantemente con i giovani e nelle scuole. È intitolata Simone Forconi, tredicenne ucciso dalla madre la vigilia di Natale di 5 anni fa, una nuova fontana donata alla comunità di San Severino Marche da un gruppo di volontari pugliesi che in diverse realtà del maceratese colpite dal terremoto hanno realizzato campi da calcetto e spazi giochi per bambini. Così Simone rivivrà ogni giorno negli occhi di tanti bimbi. Lui non ci ha mai lasciati, ha detto commosso il papà Enrico Forconi. La fontana è posta in un parco giochi insieme a panche e tavole da picnic. Si è chiusa con un grande successo di pubblico l'ottava edizione della festa nazionale della Copagri Agricoltura in Festa, svoltosi questo fine settimana nella splendida cornice della riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra, situata tra i comuni di Tolentino ed Urbisaglia nel Maceratese. Migliaia di visitatori hanno affollato gli spazi dell'undicesima edizione della mostra mercato dei prodotti agricoli ed artigianali del territorio, partecipando con interesse ai convegni e ai laboratori del gusto artigianali e sensoriali organizzati nella Due Giorni Marchigiana, che ha riservato ampio spazio ai produttori agricoli colpiti dal terremoto del 2016. Attesissima è stata inaugurata ieri pomeriggio la nuova rotatoria lungo la statale Adriatica ad Osimo Stazione. Vediamo. A suo modo per Osimo Stazione una giornata storica. La popolosissima frazione, almeno da 30 anni, aspettava una rotatoria sulla statale Adriatica che consentisse almeno un alleggerimento della a volte debordante mole veicolare, spesso costituita in gran parte da mezzi pesanti. Domenica finalmente l'attesissimo taglio del nastro di un'opera portata a termine in appena 54 giorni, situata all'incrocio con la Flaminia, per cui le chilometriche code che i residenti erano costretti a sopportare possono essere catalogate ormai nel libro dei ricordi. Quelli ovviamente poco piacevoli. Un'infrastruttura che è stata il frutto della tenacia dell'amministrazione comunale con la collaborazione della provincia e dell'ANAS, con l'allora onorevole Lodolini, determinante per accelerare l'iter burocratico, il sindaco Simone Pugnaloni. Oggi, sindaco, ci sono molte risposte per Osimo Stazione, che è la frazione più popolosa del tuo comune. Una risposta in termini di viabilità, di salubrità dell'aria e in genere di qualità della vita, per riassumere in una parola. Ma la cosa più bella di questa inaugurazione è quando l'istituzione pubblica promette una cosa e poi la realizza. E qui abbiamo realizzato un'opera importante, promessa da 30 anni e che questa amministrazione ci ha creduto fin dal primo giorno, nei primi 5 anni di mandato, e l'ha inaugurata oggi. E allora credo che non solo portiamo a casa un miglior rispetto dell'ambiente, una politica contro lo smog,
ma diamo una migliore viabilità alla statale Adriatica 16, quindi è anche una politica fatta per l'intera Valmusone. Qui dobbiamo incominciare a parlare anche di area metropolitana. Qui su questa strada transitano tante autovetture che vanno verso Ancona o che da Ancona vanno verso il mare, e allora è un anello cruciale della viabilità cittadina nella frazione più popolosa. Allora il mio grazie va all'azienda che in 54 giorni l'ha realizzata senza creare troppi problemi, all'ANAS e all'onorevole Lodolini perché ci ha aiutato a sbloccare l'iter al Ministero delle Infrastrutture, e va anche a tutti i miei tecnici perché li ho stremati con questo obiettivo. Siamo all'ampia pagina sportiva che apriamo con il calcio. C'era ovviamente molto attesa per il posticipo del campionato di Serie B che completava la settima giornata tra Ascoli e Pescara. Non è andata bene alla formazione bianconera, battuta nel finale 2-0 e che dunque resta al sesto posto, affiancata dal Cittadella e da 3 punti dall'attuale leader Benevento, ed in più con la prospettiva della sosta per le nazionali, per cui si riprenderà solo domenica 20 ottobre con la trasferta sul campo del Chievo Verona. Prova non particolarmente brillante della squadra di Zanetti e di alcuni suoi solisti come Ninkovic e Da Cruz, se poi ci aggiungiamo l'errore di Valentini che ha provocato la prima rete abruzzese, il quadro è completo. Vediamo comunque il servizio. Un'altra serataccia, almeno a livello di risultato finale, per l'Ascoli, che fa il paio con quella di Cremona. Non si può e non si deve parlare di ridimensionamento dopo il filotto di vittorie che avevano catapultato i bianconeri in vetta alla classifica, ma certo l'involuzione vista anche nel quasi derby contro il Pescara deve far riflettere, magari approfittando della sosta. Già perché contro i tutt'altro che irresistibili ma ordinati abruzzesi occorreva fatturare qualcosa in più rispetto alle rare occasioni nelle quali Fiorillo è stato impegnato. Nella ripresa poi il Delfino sembrava sul punto di cedere anche dal punto di vista fisico, invece il finale è stato da incubo per gli 8.000 del Duca, con il picchio nel cuore, con pasticci difensivi che risulteranno fatali quando anche un punticino poteva far comodo. Testa bassa e lavorare, perché la storia del campionato di Serie B è lunghissima come sempre. Rientra Scamacca tra i titolari e rientra anche Troiano a centrocampo, con Valentini al posto di Brosco in difesa e Padoin nel ruolo di terzino. Dopo qualche schermaglia iniziale, la prima vera chance arriva al 26esimo. Il tiro di Gerbo dagli sviluppi di un calcio di punizione trova la respinta del portiere. Sulla ribattuta Scamacca si esibisce in una splendida rovesciata che però termina la sua corsa sul palo. Il Pescara invece è tutto in questa conclusione di Brunore allo scadere, che termina ampiamente a lato. Ripresa con un Ascoli che sembra più convinto. Piccinò, che all'ottavo non riesce a girare di testa un interessante cross di Gerbo dalla destra. Si affacciano in avanti gli ospiti con questa botta del guineano Mashin da fuori. Il match è decisamente più vibrante e gli uomini di Zauri, sempre giudiziosi ed attenti, ci riprovano alla mezz'ora con Brunori, sfera deviata che si perde sul fondo. Ascoli pericolosissimo al 33esimo, cross dalla sinistra di Da Cruz e colpo di testa di Troiano salva Fiorillo deviando in corner. Il Pescara si accende nel finale, Galano si libera in area con un controllo volante e sempre al volo calcia in porta verso le ali, che guarda la palla spegnersi sul fondo. La gara si sblocca al 42esimo, Valentini sbaglia su Brunori che tocca al centro per Galano, l'ex Bari non sbaglia e di piattone batte le ali per la rete del vantaggio. Nei minuti di recupero poi Busellato finisce a terra toccato da Ferigre. Senza esitazione il direttore di gara indica il dischetto del rigore. Dagli 11 metri lo stesso Busellato inzacca per il raddoppio pescarese che chiude di fatto il match. Peccato per lo splendido pubblico, peccato per una classifica ora decisamente meno brillante, peccato perché era un quasi derby sentitissimo, ma ora occorre solamente lavorare e farlo se possibile in maniera ancora più intensa, evitando polemiche con un sereno esame di coscienza, soprattutto da parte di qualche protagonista, forse reo di eccessivo individualismo. Sì, è stata una partita bloccata, come spesso sono questi derby, contro una squadra che non poteva perdere. Chiaramente è venuta con un atteggiamento per non subire gol e colpirci in contropiede. Noi ancora per la seconda partita non siamo stati bravi, a mio avviso, a interpretarla, anche se fino a quel momento non avevamo subito neanche un tiro in porta, è evidente questo. Anche noi stavamo cercando il modo per sfondare questo muro, e nel momento dove sembrava li stiamo schiacciando là, abbiamo subito questo infortunio dietro. Però non voglio assolutamente prendermi nessun tipo di alibi, né allo stesso tempo neanche colpevolizzare nessuno,
però oggi abbiamo perso un derby, una partita importantissima per i nostri tifosi. Di dispiacere tanto, veramente mi dispiace, e sono convinto che questa squadra possa fare meglio di così. E ricordo l'appuntamento di domani con Picchio Club sul canale 11 alle 22.30. La trasmissione sarà preceduta dalla telecronaca del match tra Ascoli e Frosinone per il campionato nazionale Under 17. Prima della gara, presso la sala stampa dello Stadio del Duca, è stata illustrata la nuova intesa tra l'Ascoli Calcio ed il Green Network Energy, che sarà anche sponsor di maglia. Presente il patron Massimo Pulcinelli ed il presidente della compagnia Piero Saulli. E siamo all'atletica leggera. Per il terzo anno consecutivo gli under 16 delle Marche si confermano al nono posto della graduatoria finale ai campionati italiani cadetti di Forlì. Da segnalare a livello individuale il trionfo di Serena Frolli, non ancora quindicenne nei 1200 siepi, per la portacolori dell'atletica Osimo, una grandissima soddisfazione. Argenti per Matteo Ruggeri nel salto in lungo, Sofia Coppari nel getto del peso e Giovanni Fagiani nel giavellotto. Ed ora ci occupiamo di ciclismo con la classica di fine stagione di Montegranaro, il tradizionale Gran Premio San Serafino. Il servizio. A Montegranaro, dopo il San Serafino russo nel 2016 e colombiano nel 2018, è arrivato il San Serafino ucraino. La classica tappa del circuito cadetto Cappello d'Oro, Memorial Paolo Piazzini, si è diramata sul percorso ondulato e selettivo di 105 km, con avvio da Piazza San Serafino ed epilogo in Viale Gramsci dopo la scalata del doppio muro inserito nel finale. Gli Elite Under 23 hanno fatto carovana per la 32esima volta nel trofeo San Serafino, espressione del comitato festeggiamenti patronale, presieduto da Marino Stizze del Calzaturieri Montegranaro. Pressoché immutato è stato il copione di sempre, basato sul progressivo gioco ad eliminazione. La fase più severa della competizione ha promosso la qualificata pattuglia dei fondisti e degli arrampicatori più accreditati. Il duello finale ha visto di fronte il team Forte Braccio d'Umbria ed il locale sodalizio giallo-rosso-blu dei Calzaturieri, guidato dall'atteso e gettonato Luca Taschin, già vincitore 2 anni fa in casa e reduce dal successo del giorno prima nella cronoscalata della solidarietà sulle strade della Folignate e Sant'Eraclio. L'anello finale, con i due spettacolari scogli, ha lanciato il talento ucraino Jaroslav Parashak all'esordio dilettantistico, che ha festeggiato il proprio 19esimo compleanno imponendosi con assoluta sicurezza per distacco, regalando al Forte Braccio la prestigiosa vittoria che aveva negli anni precedenti impreziosito la bacheca di giovani speranze destinate ad importanti risultati negli anni successivi al massimo livello professionistico. Alle spalle della teta dell'est europeo hanno chiuso lo stesso Taschin a 1.05 ed il colombiano Meja Carmona a 1.10. Quarta piazza Giacomo Venturini del Maglificio LB davanti a Giordano Burocchi in forza al VPM Porto Sant'Elpidio Monturano. A seguire Corradini di Renzo Genuin De Bonis, Charlie Petlin lussemburghese portabandiera del Norwave Cofil. Media del vincitore 38.415. E siamo ora al basket. La Carpegna Prosciutto Pesaro ha osservato ieri un turno di riposo, mentre ha iniziato, come meglio non avrebbe potuto, il suo campionato di A2, la XL Extra Light Montegranaro, che è andata a vincere 80-73 sul difficile parquet di Imola, grazie ad un ottimo finale di gara, dove è emerso Serpilli con 20 punti insieme a Thomas, in una giornata invece di scarsa vena da parte di Thompson. Un avvio, insomma, davvero confortante per la rinnovata compagine di coach Ciani. Telecronaca di questo match stasera alle 20.15 sul canale 11 di TVRS. In Serie B, successo sul filo di lana nel derby da parte del Porto Sant'Elpidio sulla Virtus Civitanova. Tra le mura amiche si impongono anche Senigallia e Sutor Montegranaro. Andiamo ora a vedere le previsioni meteo per martedì 8 ottobre. Un vortice ciclonico si allontana velocemente verso il mare di Sicilia. Nel frattempo la pressione aumenta in maniera decisa su gran parte dell'Italia. Spostiamoci ora al centro, situazione abbastanza simile anche su queste regioni, con il sole che sarà prevalente e che splenderà indisturbato in un cielo sereno e soltanto a tratti poco nuvoloso. Concludiamo dando ora uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 7 gradi e non supereranno i 20 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 22 gradi al nord, fino a 24 al centro e punte di 26 gradi sulle regioni meridionali.
E chiudiamo con il motociclismo. Valentino Rossi delude nel Gran Premio di Thailandia e da allora ci pensa suo fratello Luca Marini a tenere alto l'onore della famiglia. Il pilota dello Sky Racing Team ha vinto la corsa di Moto2 precedendo il sudafricano Binder e lo spagnolo Lecuona. Per il 22enne figlio di Stefania Palma, madre di Valentino, è il primo centro stagionale. Con questo è tutto per il nostro telegiornale. Appuntamento a domani.